E vado quindi rapidamente alle domande. Mi rivolgo a Matteo in questo momento. E, molto, insomma, stato veramente, ripeto, anche intervento ricco di spunti. In particolare è emerso, ma vorrei, se possibile, che venisse messo più a fuoco anche l'idea di stigma sociale che c'è spesso attorno proprio al concetto di psicoterapia. Non è, diciamo così, facilmente accolta questa idea. Ecco. Quindi volevo magari, ecco, se possibile. Insomma, se tu potessi offrirci un po' un cappello su questo. E in seconda battuta, invece, in maniera una domanda un po' più tecnica, sul lato della sostenibilità finanziaria per il sistema sanitario nazionale italiano, sulla tua proposta, sulla proposta appunto che facevi di questo abbinamento, ecco, tra il medico di base e il sostegno psicologico. Allora, per quanto riguarda lo stigma sociale, non so, è una questione che bisogna capire se è più veramente una leggenda metropolitana o se c'è, probabilmente dipende forse proprio da questo gap tra la salute, la sanità e la psicologia. La psicologia è relegata altrove e non si sa chi ci va dallo psicologo, quindi c'è un po' questo mistero, questo alone di mistero per cui è quasi meglio non addentrarci, sì, è quasi una selva oscura di cui si ha un po' paura. Però proprio per questo motivo in realtà la presenza dello psicoterapeuta nello studio del medico di medicina generale può avere un effetto di normalizzazione e di familiarizzazione proprio della figura dello psicoterapeuta, a tal punto che lo psicoterapeuta può diventare come il medico. Uno psicoterapeuta di famiglia, uno psicoterapeuta di base, come c'è il medico appunto di famiglia, il medico di base che è il medico di medicina generale. E quindi sicuramente in parte dipende da questo e credo che potrebbe avere un effetto positivo anche da questo punto di vista, che in modo tale che non abbiamo, no, cioè che la popolazione possa non avere più paura di aspirare a un benessere che sia anche psicologico e quindi a una piena salute. Dicevo, non so se è una leggenda metropolitana, perché appunto tra i dati riportati dal dottor Solano e dalle sperimentazioni fatte in questi anni è emerso che soltanto due pazienti in media nel corso di 3 anni di ciascuna esperienza dei vari psicologi in specializzazione hanno chiesto di essere ricevuti solo dal medico. Quindi in realtà non c'è un rifiuto dello psicologo. Forse quasi un tabù, come dicevi, forse non se ne parla molto, ecco, poi Sì. magari. A volte c'è anche forse la difficoltà a far nascere in sé, a pronunciare una domanda di cura, una domanda di aiuto, perché appunto per essere aiutati bisogna chiederlo e non tutti sono in grado di chiedere un aiuto e di formulare una domanda di cura. E anche in questo caso lo psicoterapeuta nello studio del medico di medicina generale può essere un'occasione in più per molte persone che non sono capaci di formulare autonomamente questa domanda di cura. Certo, e poi come dicevi tu subentra anche un discorso economico, no? Perché magari c'è anche chi vorrebbe, no? E non sa che esistono delle opportunità gratuite o comunque non ne ha magari a disposizione nell'immediata vicinanza, eccetera. Quindi sicuramente tu hai messo a fuoco questo problema anche della possibilità di accedere, ecco, quindi. Sì, e poi per quanto riguarda, ecco, la spesa sanitaria, ti ringrazio di questa domanda perché ecco, è importante dire che in realtà la presenza dello psicoterapeuta nello studio del medico di medicina generale, stando ai dati sempre riportati dal dottor Solano nei suoi studi, produce un risparmio sulla spesa nel sistema sanitario nazionale. E in particolare, in due casi è stato possibile conoscere la spesa farmaceutica relativa agli studi prima e dopo l'ingresso dello psicologo e confrontarlo con l'andamento medio dell'ASL. È stato incontrato in un caso un risparmio del 17% pari a 75.000 euro in un anno, in un altro caso del 14% pari a 55.000 euro in un anno, relativamente alla sola spesa farmaceutica, quindi senza considerare dati sui ricoveri, su visite ed esami strumentali. Quindi il fatto di risparmiare magari l'inizio di una farmacoterapia oppure intercettare quei casi che entrerebbero nel giro delle visite specialistiche, a volte compulsive, diciamo, per la ricerca di un problema
che magari potrebbe avere un'origine psicologica o psicosomatica, va a incidere positivamente sulla spesa sanitaria. E quindi in realtà questo concilia anche con il bisogno italiano adesso di ideare soluzioni a poco prezzo, diciamo. Per quanto, certo, come in realtà sarebbe già di per sé un valore assoluto da perseguire, ecco, con le opportunità, insomma. No, no, grazie, grazie mille. Io volevo fare una domanda a Massimo. Allora, prima tu hai citato appunto le parole di Conte, aiutate i vostri vicini, e hai detto questa cosa che mi ha colpito molto, di considerare appunto i senza dimora come se fossero dei nostri vicini, no? Come se fosse la vecchietta di 80 anni che ha bisogno della spesa, cosa che invece pochi fanno, purtroppo. A parte questo, che cosa può fare un cittadino, diciamo, comune, una persona come me, magari per aiutare, per occuparsi un po' di più di queste situazioni, anche al di fuori della pandemia, non parlo solo di questo periodo? Tranquillamente avvicinarsi in questo periodo a distanza di sicurezza, perché si ha tanta paura delle persone che stanno in strada, ma sono veramente per il 99% innocue, soprattutto quando stanno nel posto dove le vediamo di solito, quello che possiamo identificare come il loro giaciglio. Quindi avvicinarsi, vi ripeto, in questo periodo a distanza, di sicurezza, avvicinarsi e chiedere tranquillamente. Nella maggior parte dei casi quella persona un po' di italiano, se sta qui in Italia, la parla, se è straniera, altrimenti magari è sempre stato dimorato vicino a casa nostra e quindi parlerà italiano. Chiederglielo tranquillamente: signore, ha bisogno di qualcosa? Si sente bene? E nel caso in cui quella persona non ci dà delle risposte, lo possiamo segnalare, ma segnalare in maniera corretta o all'associazione che noi conosciamo. Le associazioni ce ne sono tante, Google ci aiuta tranquillamente, in qualsiasi città ci troviamo. Segnalarlo alle associazioni appunto del terzo settore o segnalarlo anche in questi momenti al COC, ai centri operativi comunali. Loro possono dirottare su di noi o fare direttamente degli interventi per portare un aiuto. Nella speranza che questa segnalazione sia rivolta a quello, insomma, e non a un ennesimo sgombero che vedrebbe, per esempio, la persona spostata da una panchina a un'altra, insomma. Come un untore, cioè, quindi hai ragione. Senti, poi un'altra cosa che mi veniva spontanea appunto è chiederti, queste persone che appunto spesso non hanno una casa, ma non hanno magari un televisore, un computer, un cellulare, cioè, e quindi probabilmente non sono state bombardate come noi dalle notizie, dai decreti, dalla voce di Conte, dei politici, cioè come la percezione di queste persone, cioè tu che cosa hai dedotto, cioè come hai fatto a far capire loro anche magari durante gli incontri quotidiani quello che succedeva? Beh, allora ci è voluto un po' più di tempo, proprio per come dici tu, il bombardamento non è arrivato così diretto, quindi all'inizio era tutto molto, molto leggero, non si credeva molto a questa circostanza. Si è detto fanno difficoltà ad accettare tutti i cambiamenti, lo facciamo noi, lo fanno loro in maniera ancora più diciamo diretta, e quindi ci hanno messo più tempo a capire che le cose cambiavano, anche se hanno ritrovato i servizi, dicevano vabbè, ma lunedì riaprite, e questo era un mantra, quindi ma tra 4 giorni riaprite, passato il fine settimana riaprite, ma cosa succede? Ma è poco, è poco, è poco, è poco, è poco. Ci hanno messo veramente 10-15 giorni a capire che tutto il sistema stava cambiando, e all'inizio quindi l'hanno vissuta con più leggerezza, immagino, quindi sono stati un attimo più leggeri nelle decisioni, nelle scelte, nei contatti. Ancora molti non, visto che magari non sono stati, noi fortunatamente a Pescara non abbiamo avuto casi positivi Covid tra i senza dimora. Questa è una grande fortuna, ma è anche merito del fatto che ci siamo attivati rapidamente. E quindi vi dicevo, oggi un attimino hanno capito un po' come funziona, insomma. E tu, che hanno scritto anche una domanda. Ah, per Massimo, sì. Volete la legga io, quindi vi leggo. No, Come? l'ho letta io, però per
Ah, perfetto, allora a favore diciamo dei nostri telespettatori la leggo. Quindi hai avuto l'impressione, quindi per Massimo, hai avuto l'impressione che per molti senza dimora il coronavirus non sia che una disavventura tra le tante, forse neanche tra le più rilevanti? Sì, effettivamente abbiamo avuto questa impressione, per alcuni è apparso così, sì. Per alcuni cioè, no, ne ho passate tante, io questo è l'ennesimo problema. Lì c'è una grande resilienza, lì c'è una riattivazione immediata di un sistema che deve ritrovare un equilibrio, quindi rapidamente quella persona in 3-4 giorni si è riadattata, ha trovato dove mangiare, dove dormire e quell'extra. E non sono stati tantissimi a fare questo, dei senza dimora che conosco io. Per altri invece questo è significato un momento estremamente, estremamente difficile, sono soprattutto quelle persone che sono andate incontro negli anni a degli aggravamenti delle loro psicopatologie e queste persone stiamo facendo veramente difficoltà a contattarle positivamente, a fare degli scambi con loro in strada, spesso si nutrono di nervosismi troppo grandi per poter affrontare una conversazione in strada e quindi per altri sicuramente non è stata solo una disavventura che, ok, dai, racconterò pure questo nei miei racconti di strada. Per alcuni sì, però effettivamente per alcuni sì, quindi c'è una buona percentuale di tanti casi, insomma. No, grazie a Massimo e grazie a Lidia per la domanda. Grazie. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, purtroppo abbiamo il tempo massimo di un'ora. C'era una riflessione che faceva il nostro collega Alessio sull'elaborazione del lutto. Esatto. Non so, Matteo, mi vorresti provare a dire qualcosa a riguardo? Sicuramente l'elaborazione del lutto potrà diventare per molte persone che hanno vissuto dei lutti in questo periodo diciamo, un punto importante su cui lavorare. Però ecco, sempre per ritornare al discorso che non tutti sono in grado di formulare una domanda di aiuto psicologico, io penso che non tutti allo stesso tempo siano in grado di rendersi conto di aver bisogno di elaborare un lutto. Uno psicoterapeuta nell'ambulatorio medico può essere quanto mai utile in questo caso, perché soprattutto adesso, ad esempio, mi vengono in mente le alessi timici, cioè l'incapacità oppure la difficoltà di riconoscere i propri bisogni emotivi, di riconoscersi uno spessore psicologico, quindi dei propri vissuti. Ecco, penso a questi pazienti che potranno, ad esempio, manifestare più che altro dei sintomi fisici per esprimere il dolore da lutto. E quindi, secondo me, sicuramente un aiuto psicologico sarà quanto mai necessario per molte persone che purtroppo in questi mesi hanno subito dei lutti. Purtroppo sono tante. Allora, nulla. Bene. Grazie mille, veramente grazie sia a Massimo sia a Matteo. Grazie a voi. Ringraziamo il pubblico anche per la partecipazione e vi ricordiamo quindi di seguirci anche sui nostri social, di seguire l'Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO e direi anche la cooperativa sociale On the Road e appunto i nostri ospiti. E tra l'altro ecco, vi lasciamo anche con un'anticipazione, quindi vi aspettiamo per il prossimo lunedì, stavolta invece l'argomento trattato sarà proprio diciamo, la violenza di genere e lo sfruttamento appunto delle vittime della tratta della schiava, scusate. Mi sono impappinata. Comunque, appunto, il titolo sarà Vulnerabili al quadrato, la violenza contro le donne e lo sfruttamento delle vittime di tratta ai tempi del coronavirus. Quindi interverranno Laura Gaspari e Stefania Massucci, sempre di On the Road, insomma. Quindi ripeto l'invito sin da ora anche a contattarci, a farci avere i vostri riscontri, domande se avete già sin da ora da porne. E vi ringraziamo veramente ringraziamo davvero, un grande applauso ai nostri ospiti perché sono stati veramente meravigliosi. Grazie. Grazie, veramente. Grazie. E quindi ci riaggiorniamo appunto per il prossimo lunedì.
Grazie mille, arrivederci a tutti, anche ai resto dei presenti. Grazie a tutti quanti partecipanti.